Benvenuto a questo speciale di Nonostante tutto resistiamo, sono io Fabio Riganello, qua al mio fianco c'è Marco Marchese, stiamo aspettando l'arrivo di Filippo Sestito e purtroppo, come spiegavo ieri, Luca Paladini non è riuscito a venire perché è colpito da influenza. Oggi uno speciale su, vogliamo aprire una riflessione su la questione dei diritti, legata ai diritti e diritti civili. Partendo dai diritti verso le coppie omosessuali o comunque i diritti LGBT. È una riflessione che vogliamo fare partendo da un dato, che la Calabria è il fanalino di coda delle coppie che si sono sposate, Crotone è la provincia che in assoluto non c'ha nessuna coppia sposata omosessuale. Mi piacerebbe fare una riflessione, io insieme a Leonardo Torchia da sempre ci siamo interessati a questo tema e siamo stati anche antenna dell'Arcigay in alcuni momenti, perché c'è questo fenomeno di base legato al fatto che c'è una presenza di omosessuali a Crotone alta, decisamente. Però non si è mai riuscito a mettere in piedi l'associazione Arcigay, ma ti dirò di più, c'è molte coppie che di fatto vivono assieme, ma quando gli chiedi se vogliono essere intervistati, se vogliono parlare della loro esperienza, tendono a negare questa cosa, evidentemente perché c'è una cappa culturale che provoca resistenza nell'aprirsi, quindi vogliamo approfondire questo tema. Io ricordo che questa iniziativa è all'interno di un progetto più grande che si chiama Villa in Rete e che vuole far rinascere questo luogo che è la Villa Comunale di Crotone come bene comune che viene valorizzato attraverso una serie di iniziative. Questi incontri sono una parte delle iniziative, ci saranno proiezioni di film, rappresentazioni teatrali e quant'altro, vedrete da qui a poco il programma estivo. In questa Villa in Rete ci sono coinvolte una serie di associazioni, la Capovifila, che è una ODV, un'organizzazione di volontariato che si chiama Maslov, poi c'è la cooperativa sociale Agora Croton, c'è il circolo culturale Gli Spalatori di Nuvole, il Cinarci, che da sempre si occupa di cinema, e in questo caso ringrazio il circolo Arci, il barrio, per essere vicino e averci aiutato in questa diretta. Volevo darti subito la parola a Marco Marchese, giusto al volo, nel frattempo poi chiamiamo Luca Paladini e parliamo con lui. Marco. Certo, grazie e un grazie sincero al Circolo Arci di Crotone, a Radio Barrio e a tutti quelli che hanno voluto organizzare questo evento, perché è un evento importante per Crotone. Non è usuale che si parla di diritti della comunità LGBTI. Io rappresento l'associazione radicale Certi Diritti e rappresento anche l'osservatorio sulle politiche di genere e pari opportunità di Catanzaro, e queste due associazioni hanno creato una sorta di trade union a Catanzaro e hanno messo in piedi questo osservatorio, vale a dire la CGL di Catanzaro con l'associazione radicale Certi Diritti hanno messo in piedi questo osservatorio. Lo dico non tanto per farvi sapere delle cose di cui mi occupo, perché questo è un dettaglio assolutamente trascurabile, ma per dire anche che in una realtà quale quella calabrese, che vede sui diritti della comunità LGBT una ricchezza associativa distribuita sul territorio, ad esempio su Catanzaro c'è il Comitato Diritti Uguali, c'è un Comitato Arcigay, è nata nei giorni scorsi un'associazione sotto l'egida dell'Arcigay, c'è un Comitato Territoriale Arcigay a Cosenza, ce n'è un altro a Reggio Calabria, insomma una ricchezza sul territorio calabrese molto ampia e variegata. Manca Crotone, questo qui, come osservavi tu prima, è un problema, è il sintomo naturalmente di qualche cosa che non va. Questo perché? Perché le persone della comunità LGBTIQ, e poi ci sono altre letterine, a Crotone non ci sono? Certo che no, ci sono nella stessa identica misura
che ci sono nelle altre province. Allora c'è qualcosa a Crotone che non funziona a livello sociale. In compenso, voglio dire, Crotone è anche ricca, come possiamo dire, di molti detrattori della comunità LGBT, no? Cioè, ce n'è uno in particolare che è un notissimo avvocato in città col quale io ho avuto più volte modo di interloquire, e anche questo qui ha il suo peso. Vedete, quando parliamo di comunità LGBTIQ, a me piace sempre, senza mezzi termini, spiegare che cosa significa questo acronimo, perché alcune volte c'è una sorta proprio di imbarazzo di chiamare le cose con il proprio nome e cognome. LGBTIQ significa lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersex, queer, e poi ci sono tutta un'altra serie di sfumature minori. Chi sono questi cittadini? Sono cittadini che prima erano sicuramente di serie B. Adesso questi cittadini, con la legge sulle unioni civili, sono diventati cittadini di A-. Manca ancora qualcosina, perché vedete, 2 anni fa, quando è stata approvata la legge sulle unioni civili, non è che si sono risolti tutti i problemi, perché essendo che in Italia noi abbiamo una politica che è molto più avanti dei cittadini, e in una cosa banale noi abbiamo anche una traccia, il segno. Vedete, il 27 maggio di un anno fa io mi sono unito civilmente con il mio compagno, però fra le centinaia e centinaia di messaggi che ci sono arrivati, di auguri, di felicitazione e via discorrendo, io non ne ho trovato uno solo che ci ha detto congratulazioni per la vostra unione civile, ma tutte le persone ci hanno detto tanti auguri per il vostro matrimonio, ah, mi fa piacere che ti sei sposato. Quindi, vedete, la società poi alla fine è un passo più avanti rispetto alla politica, e per la maggior parte delle persone la differenza fra unione civile o matrimonio è una sfumatura, un dettaglio che ormai diventa trascurabile. A questo però come ci siamo arrivati? Non ci siamo arrivati così perché ci siamo svegliati una mattina e quindi è arrivata la legge, sono arrivati i diritti, ma sono successe delle cose. Queste cose sono successe grazie ad una lotta almeno quarantennale che è stata fatta in Italia proprio dalle associazioni e di chi si è impegnato nel dire: ma scusate, i cittadini, per il solo dettaglio di essere omoaffettivi, perché a me non piace poi tantissimo la parola omosessualità, no, non perché sia una parola brutta, ma perché non descrive bene che cosa c'è dietro, siccome si pensa magari che è solo una questione di chi ti porti a letto, voglio dire, no, non è così. Cioè, le persone omoaffettive sono persone come tutte le altre, tranne questo particolare, che riescono a legarsi affettivamente a persone del proprio genere, tutto qua. E vedete, sono passati ben 27 anni da quel 17 maggio del 1991, 27 anni, da quando il problema, tra virgolette problema, omosessualità è stato risolto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che non è la bocciofila sotto casa, con tutto il rispetto per chi si occupa, voglio dire, di bocciofila, per carità, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità, almeno oggi, è l'unica istituzione, una delle poche, che a livello internazionale non è stata messa in discussione. È stata messa in discussione addirittura l'ONU nel suo complesso, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che fa parte naturalmente dell'ONU, è una delle poche enti sovranazionali, diciamo così, che non sono state messe in discussione. Bene, 27 anni fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dato una definizione precisa dell'omosessualità, racchiusa in 5 parole, non di più, e l'ha definita variante naturale. Il naturale sta proprio per i cultori del naturale, tutti quelli che dicono: ma la persona omosessuale non è naturale, è naturale, quella e quella, eccetera. Variante naturale del comportamento umano. Pensate un po', questo è un dettaglio ma importantissimo. L'OMS non ha detto l'omosessualità è una variante naturale della sessualità umana, perché lì saremmo restati nell'alveo di quelle che possono essere le scelte individuali.
Ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che è una variante naturale del comportamento umano, che è una cosa diversa, vale a dire che è una cosa insita, innata. La scienza fino ad oggi non è riuscita a spiegare perché c'è un 5, 8, forse 10% della popolazione che è omoaffettiva, omosessuale, se volete. E quindi ad un certo punto, dopo tutte queste ricerche, si è data questa definizione, ben 27 anni fa. Bene, ce ne sono voluti 25 per fare in modo di arrivare in un paese, tra virgolette, civile come l'Italia, per sancire il principio che almeno sulla maggior parte delle cose i cittadini omoaffettivi sono cittadini come tutti gli altri, ed è arrivata la legge sulle unioni civili. Una legge un po' monca, perché ha messo da parte, quindi ha nascosto dei problemi sotto il tappeto, la politica ha messo la testa sotto la sabbia come gli struzzi, ha lasciato da parte tutto quello che è il diritto di famiglia, per cui la filiazione, come se le persone omosessuali non fossero capaci di generare dei figli piuttosto che di allevarli. E poi c'è il nodo, voglio dire, molto importante, un nodo da sciogliere, sul quale ragionare, che è la famosa gestazione per altri, quelli che con un termine brutale viene detto, e a me questo dà anche un po' fastidio, il famoso utero in affitto. Non voglio monopolizzare il tempo, insomma, per carità. Poi ci ritorno. Certo. Bentornati in linea, salutiamo Filippo Sestito che nel frattempo ci ha raggiunto, Luca Paladini che è in collegamento telefonico da Milano per i Sentinelli di Milano. Luca, mi senti? Sì, vi sento e vi saluto cordialmente da una distanza che purtroppo è figlia del fatto che non ho più fisico. Ho pensato bene di farmi venire la febbre a fine giugno e sono molto dispiaciuto di non essere con voi. Non è una fase di circostanza, ma è vero, Fabio lo sa, ci avrei tenuto a essere con voi. Vabbè, vediamo di poter essere minimamente utili anche al telefono. Beh, comunque ti sei perso una bellissima giornata di sole, da noi è autunno puro e quindi non... in questo senso sei stato fortunato, perché è strano trovare queste giornate da noi. Luca, sì, abbiamo parlato per telefono, si ragionava su questa difficoltà di far emergere questa tematica nel nostro territorio. È un territorio che tende a nascondere ancora, io parlo proprio della mia provincia, la provincia di Crotone, che mentre in realtà come Casenza e Reggio Calabria sono un attimino più avanti, Crotone è proprio un punto fermo, tant'è che è stato il vanto, prima lo diceva Marco, di un candidato al Senato della Repubblica Italiana, dove diceva che a Crotone non è mai nata l'arci gay, e di questo ne portava vanto nella sua campagna elettorale. Per me invece è un sinonimo di sconfitta, perché vuol dire che ci sono delle persone che ancora non si sentono legittimate a poter rappresentare al massimo le loro affettività. Che ne pensi e che tipo di strategia pensi che si possa attuare? Tu che ci guardi da 1200 km di distanza, che tipo di strategia si può attuare per far sì che questi temi possano essere affrontati in maniera molto serena e senza nessun tipo di moralismo? Allora, io mi vengono, ovviamente io non ho una conoscenza specifica del luogo del quale parlate, quindi evito di dare lezioni, posso dare un paio di, dare un suggerimento e poi anche fare una riflessione su cosa possono poi favorire la nascita di situazioni e di gruppi favorevoli a determinati argomenti. Fammi dire che il clima politico comunque condiziona molto quello che poi riesce a nascere sui territori. Probabilmente a Crotone non si è ancora riusciti in questo senso a farlo, però a me colpiva un dato che ho letto proprio l'altro ieri, e noi stiamo seguendo molto il tema dell'odio in rete,
Abbiamo fatto anche una manifestazione a Milano recentemente, abbiamo portato 3.000 persone in Piazza della Scala su questo tema. E mi è balzato all'occhio come nel biennio 2016-2017 si analizzavano i tweet d'odio a seconda delle categorie. Sul tema omofobia, da quando è stata introdotta la legge Scirinna, i tweet d'odio sono dimezzati, mentre sono aumentati tantissimo quello riguardante i migranti e le donne, tweet d'odio. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che nel momento in cui hai una legislazione di un certo tipo, in un momento in cui riesci a normare qualcosa che per tanti è ancora considerata una cosa diversa e quindi anche potenzialmente con dei pregiudizi che uno si porta con sé, nel momento in cui viene normata, il fenomeno tende drasticamente a calare, perché banalmente un ragionamento può essere: se lo Stato lo riconosce, chi sono io per non farlo? Pari sì, noi come Sentinelli abbiamo appena denunciato un caso, e tra l'altro sta diventando mediatico, ci stanno chiamando giornali da tutta Italia, anche la RAI, perché in una scuola nel milanese un ragazzino è bullizzato in quanto omosessuale e i ragazzini che lo bullizzano gli dicono: ma anche il ministro Fontana dice che non sei normale. Quindi il ruolo della politica è fondamentale da questo punto di vista, legittima e delegittima, arma o non arma gli omofobi, e quindi crea anche un clima culturale che poi può favorire o meno la nascita di movimenti, di associazioni nei territori. Capisci che nel momento in cui abbiamo un ministro della famiglia che dice che gli omosessuali non sono normali, si crea un clima tale per cui poi anche un ragazzino che magari è già di idee un po' fascistoidi si sente legittimato a bullizzare un suo compagno. Al contrario, di fronte a una legge come quella sulle unioni civili, invece c'è un arretramento sul tema omofobia. Venendo nello specifico a quella che potrebbe essere una possibile strada da seguire su un territorio come il vostro, io mi sento di dire che l'esperienza dei Sentinelli è un'esperienza che può fare un po' da scuola e sta facendo da scuola, perché sono nati Sentinelli in giro per l'Italia, in altre città, movimenti che non sono magari dichiaratamente LGBT, che non hanno nei confini solo la tematica riguardante le persone omosessuali, ma che tengono insieme magari dei valori che possono essere quelli della laicità e dell'autodeterminazione. Noi ci abbiamo aggiunto anche l'antifascismo, che secondo noi comunque è un principio fondamentale nel nostro agire quotidiano e che poi va a combattere proprio fenomeni come quello dell'omofobia e del razzismo. Però credo anche quella sia una strada nel momento in cui magari c'è questa difficoltà a far nascere realtà specificatamente gay. Poi ovvio, se nasce Arcigay Crotone io sono il primo a essere contento, ma vanno bene anche movimenti che trattano il tema della laicità nel suo complesso. I Sentinelli fanno un po' quello. Noi siamo scesi in piazza ovviamente per chiedere una legge sulle unioni civili, ma abbiamo portato anche ragazzi omosessuali 3 volte in piazza a difendere la 194. Abbiamo fatto manifestazioni sulla fine vita, le abbiamo fatte sulla fecondazione eterologa. Quindi teniamo insieme tutta una serie di aspetti che riguardano la laicità e che quindi possono aiutare a formare un gruppo che su determinati valori si ritrova. E lasciami dire, uno degli avvenimenti più significativi che riguarda le manifestazioni sui diritti civili è proprio questo sdoganamento, questa caduta delle barriere tra il mondo omosessuale e il mondo eterosessuale. Perché i Pride sono diventati così popolari, così frequentati? A Milano domani probabilmente saremo 200.000, a Roma eravamo 500.000. Io sono andato al primo Pride fatto in Trentino, 10.000 persone a Trento non le vedevano da decenni. Perché sta succedendo questo? Perché si è proprio rotta questa distanza tra questa è una manifestazione solo per voi, no? È diventata una manifestazione di laicità, di libertà, che coinvolge tutti, tutti si sentono coinvolti. È pieno di famiglie eterosessuali, è pieno di coppie eterosessuali che vengono e manifestano perché ormai c'è questa contaminazione. E quindi il principio della contaminazione può essere un valore nel momento in cui si decide di far nascere magari un'esperienza che ha come temi fondanti quelli della laicità anche in un territorio come il vostro.
Sì, chiarissimo. Mi veniva una domanda sciocca, però io un'altra idea che mi faccio è come questo tipo di esperienza, no? Tu dici sì, i sentinelli hanno fatto così, noi abbiamo in Benidorm un serio problema di comunicazione interna, e come l'esperienza tra nord e sud si possa incontrare per contaminarsi in questo senso, perché noi abbiamo serie difficoltà ad aggregarci, proprio serissime difficoltà, però abbiamo una capacità di lasciarsi trasportare sui temi e di diventare poi dei pasdaran quando decidiamo di sposare una causa. Ci manca, come dire, l'elemento collettore in questo momento. Io credo che la vostra esperienza possa essere utile in questo senso. La domanda è come fare per far sì che si trasmetta. L'idea sciocca potrebbe essere un impegno per l'anno prossimo organizzare un Gay Pride a Crotone in maniera seria, in modo da poter smuovere le acque in maniera molto forte. Tu che ne pensi, Luca? Ovviamente mi ammirerete dalla vostra. Credo che in questo momento, in questo paese, sia ovviamente bello, importante fare i Pride a Milano, a Roma, a Torino, ma ancora più valore farlo in realtà dove è più faticoso. Io trovo molto importante che si sia fatto un Pride a Treviso, che è una città notoriamente non propriamente apertissima. Trovo che sia importante che sia stato fatto il primo Pride a Bergamo, che siano stati fatti dei Pride a Barletta, che venga fatto il Pride a Palermo. E, in tutti quei contesti, vabbè, oddio, Palermo è una città aperta, quindi magari non è giusto che entri in questo giro di città che ho citato prima, però indubbiamente ha 10 volte più valore farlo a Crotone che non a Milano. Milano è una città già, non dico completamente aperta su questo tema, però sicuramente è una città che ormai la differenza la sa cogliere, la sa in molti casi anche valorizzare. Quindi se voi farete un Pride a Crotone, noi, per quanto ci sarà possibile, compatibilmente con la distanza, non potremo che aiutarvi nella diffusione, nel non so, poi troveremo le formule con le quali esservi utili. Ecco, noi siamo stati anche al primo Pride della siamo stati a Potenza, è stato fatto un primo Pride anche a Potenza, lì abbiamo davvero capito come in certi contesti sia difficile organizzare una manifestazione di questo genere. A Potenza era visibile la diffidenza della gente intorno e la manifestazione è riuscita ad aggregare veramente pochissima gente, e quindi però ancora di più ha avuto valore farlo, quindi assolutamente favorevole al fatto che voi vi impegnate in questa direzione, che poi apre la strada a tante cose. Io ho un ricordo, il primo Pride fatto a Bari, i ragazzi dell'Arcigay di Bari avevano qualche timore, è stato un successo incredibile, ma incredibile, con gente alle finestre che lanciava fiori. Io ho proprio diretto i racconti di chi c'era e mi ha raccontato di un clima che davvero ha commosso gli organizzatori. E pochi mesi dopo Nichi Vendola è stato per la prima volta eletto governatore in Puglia. Magari le due cose non sono strettissimamente collegate, però probabilmente quel Pride ha aiutato a creare un clima. Ha aiutato a creare un clima, e poi anche un governatore dichiaratamente omosessuale non era più esattamente un problema, quando poi la destra aveva giocato tutta la campagna elettorale proprio sull'orientamento sessuale di Vendola. Va bene, io direi così, qua ha iniziato a piovere, farei così, attivo, come dire, tu sai che i sentinelli di Crotone esistono, quindi li attiviamo, creiamo un collegamento diretto anche con Marco Marchese e con l'Arci, vediamo come la pensa, non penso che non ci siano problemi, e ci attiveremo per far sì che si organizzi una manifestazione importante a Crotone su questo tema. Io ti ringrazio per la disponibilità e ti lascio un abbraccio e restiamo in contatto sempre. Un abbraccio, ciao. Un abbraccio a tutti voi. Ciao. Filippo. Sì. Situazione attuale politica? Ma, parliamo di diritti civili, a Crotone piove, ovviamente. Ma
magari pioveva lo stesso se avessimo organizzato un convegno sui migranti, o sui diritti dei lavoratori, o sulla giustizia sociale, o sui diritti delle donne, sull'emancipazione, ovviamente. Siamo in un periodo, diciamo, storico molto complicato. La situazione qual è? La situazione di Crotone io non penso sia molto differente da quella, diciamo, delle altre realtà del centro e del nord Italia. È una situazione in cui c'è un rinculo pauroso da un punto di vista, diciamo, della dimensione culturale, dell'apertura mentale. Il neoliberismo ha prodotto degli sconquassi notevoli, anche se noi la partita l'abbiamo persa, la sinistra l'ha persa la partita, perché nel tentativo di conquistare il nostro palazzo d'inverno non ci siamo accorti che il neoliberismo, diciamo, apriva le porte, costruiva una serie di dinamiche impressionanti da un punto di vista delle libertà individuali e percepite anche collettive, in realtà, diciamo, distruggendole quelle libertà individuali e collettive, ma costruendo un'apertura importantissima, liberando le energie, mentre la sinistra era impegnata a resistere, a difendere, diciamo, una rivoluzione ormai, diciamo, che ha cambiato le sorti e le prospettive della società. E quindi, diciamo, la nostra società ormai, diciamo, è abbindolata, completamente abbagliata da questa dimensione che il neoliberismo sta producendo, che falsamente produce, cioè una libertà, un rincorrere, come dire, traguardi sempre, come dire, più alti. In realtà che cosa produce? Produce stress, produce un abbattimento della capacità di interloquire con gli altri, una, come dire, cultura che si abbassa sempre di più, sollecitando la pancia piuttosto che i ragionamenti e il vivere civile. E questo è uno dei limiti che anche Crotone vive, ovviamente. Io non penso che siamo molto differenti, ovviamente, diciamo, dagli altri. Ed è per questo motivo che io penso che non serva soltanto aggredire i temi, lo diceva Marco, ma anche Luca prima, aggredire i temi in maniera, diciamo, singola, settoriale. Noi dobbiamo immaginare di costruire un meccanismo altro, innanzitutto, diciamo, lavorando su quello che è il desiderio, non solo, cioè, i bisogni concreti e materiali, cioè, perché lavorando sul desiderio noi riusciamo a costruire una dimensione alta, su cui ha lavorato il capitalismo e il neoliberismo, riuscendo a costruire una connessione sentimentale con il popolo, fasulla, perché, diciamo, ha prodotto, diciamo, dei guasti incredibili, ma vera, reale. Ed è su questo che io penso noi dobbiamo costruirla un'azione culturale e politica, perché altrimenti, diciamo, i Pride, le manifestazioni, gli incontri hanno un effetto importante, sono, diciamo, fondamentali da un punto di vista della costruzione di senso, di una nuova idea che vogliamo, però, diciamo, non risolvono il problema. E da questo punto di vista io penso che noi dobbiamo, appunto, immaginare di cambiare pelle a questa società, ma prima di cambiare pelle a questa società e costruire una metamorfosi di questa società, probabilmente dobbiamo cambiare la nostra pelle, cambiare il nostro modo di approcciarci ai problemi da un punto di vista culturale principalmente, perché, diciamo, negli anni 70 i diritti civili hanno avuto uno slancio enorme, no? E hanno conquistato sempre più posizioni, no? E abbiamo avuto un pensiero filosofico che le ha supportate, ma la lotta sociale ha prodotto il pensiero filosofico. Senza lotta sociale non si produce pensiero filosofico, non si produce elaborazione, non si produce quel salto in avanti di cui abbiamo bisogno, tant'è che oggi noi lamentiamo da tutte le parti il silenzio, l'incapacità degli intellettuali e del mondo filosofico di costruire una dimensione di senso nuova, di costruire una metamorfosi reale capace di modificare realmente nelle viscere quello che è il nostro, la nostra società e il nostro modo di agire e di pensare. Quindi tu sai che io sono sempre molto favorevole, diciamo, alle mobilitazioni comunque e a prescindere, diciamo, dall'esito che possono avere, perché affermare un diritto e un principio è fondamentale. In questo caso affermare non solo i diritti civili, perché in questo caso non c'è un arretramento solo nella dimensione, diciamo, dei diritti civili, ma vi è un arretramento principalmente sulla dimensione, diciamo, più complessiva, come dire, della solidarietà, della costruzione di senso collettivo di una società. E quindi io proverei a farla una manifestazione, proverei a farla una mobilitazione, non proverei a legarli i temi.
Proverei a legare i temi, proverei a legare i temi su quello che è il disagio sociale, su quello che è la mancanza di desiderio, su quello che è lo stress provocato da questa società neoliberista, cioè sempre tesa, no, a ottenere risultati migliori. Siamo e dobbiamo essere sempre connessi, siamo iperconnessi, dobbiamo essere aggressivi, dobbiamo essere competitivi, ma poi, diciamo, no, da quel punto di vista ci rendiamo conto che non riusciamo a capire chi siamo, che stiamo facendo, quali sono i nostri reali bisogni, come dire, di uomini, su questo, diciamo, in questa società, in questo momento storico. Quindi io proverei ad allargarla, proverei a costruire, non un Pride, ma proverei a costruire, mettendo al centro queste questioni, una mobilitazione. E Crotone, da questo punto di vista, lo ricordo a me stesso, ma a tutti quanti voi, Marco del resto, diciamo, ha frequentato questa città anche nel passato per altre questioni, sa che questa città, quando è stimolata in maniera corretta, ha sempre risposto. Ovvio, non risponderà la stragrande maggioranza, diciamo, del popolo crotonese, ma anche qui una riflessione, mi taccio, io la farei sulla sinistra e sul ruolo della sinistra, perché questa città è la nostra città, la nostra provincia, è ancora, mantiene ancora una forte impronta operaista, culturalmente una forte impronta operaista. E se io dovessi ragionare, e lo dico, diciamo, perché ho litigato con i compagni dei vari partiti nel corso dei decenni precedenti, perché ormai, diciamo, possiamo dire purtroppo dei decenni precedenti, quando, diciamo, il fenomeno è una certa cultura xenofoba, una certa paura dell'altro, era insita in quella cultura di quei partiti e di quel movimento operaio che abbiamo conosciuto. E se quella cultura ha prodotto un fenomeno che oggi, ma in tutta Italia, è un fenomeno, diciamo, di respingimento, di incapacità, di accoglienza nei confronti, no, dei crimini dell'umanità e contro l'umanità che stanno avvenendo qui, a pochi chilometri, in questo, diciamo, nostro mare, nel Mediterraneo. E così come non ha mai tollerato, se non per alcuni versi, in alcuni momenti, soltanto con una tolleranza di facciata, i diritti degli omosessuali, dei gay e di tutto il movimento LGBT. Quello è un problema reale, e noi con questo, qui, in questa terra e in questa città, non a Catanzaro, non a Cosenza e non a Reggio Calabria, ma qui a Crotone, con questo probabilmente il nostro mondo, la sinistra, deve probabilmente cominciare, perché non l'ha mai fatto, a fare i conti. Intanto continua a piovere nella misura della tradizione staccanovista. Io ti faccio una domanda e andiamo avanti, vediamo, almeno ho l'esigenza di farti un'ultima domanda per dare un senso poi a tutto quanto, perché condivido quando Filippo dice, no, di non restare solo su un tema. Ecco, questa è una cosa che anche nel sociale sto fortemente criticando, cioè parlare di diritti, no, però settorializzare ci fa perdere anche incisività nel riuscire a penetrare nel pensiero della gente cosiddetta comune. Cioè, bisogna trovare un grande collettore dove all'interno del collettore si manifestano le diversità. Però voi avete, c'è una legge alla regione, mi sembra, contro l'omofobia, che è stata, c'è una proposta di legge contro l'omofobia. Se mi dici cosa racconta, ma soprattutto se mi aiuti a elaborare questo pensiero. Io ogni volta che si presenta una legge, in questo caso contro l'omofobia, ma contro il razzismo, contro qualcosa, è una sconfitta personale per me, perché vuol dire che ancora siamo in una condizione di dover tutelare le persone, perché evidentemente c'è una forma di discriminazione non solo forte ma anche violenta. Marco. Sì, in Consiglio regionale della Calabria è depositata una proposta di legge che sta muovendo i primi passi e che noi speriamo naturalmente che in un tempo relativamente breve possa approdare. Però vedete, ci sono degli elementi di novità. Il testo è innovativo, un testo pubblico ormai, basta andare sul sito e lo si reperisce facilmente. E l'innovazione su questa legge la si trova già a partire dal titolo, perché vedete, le parole sono importanti, no?
dove non c'è scritto le proposte di legge contro l'omofobia, la transfobia, eccetera, eccetera, ma viceversa il titolo incomincia con un'altra frase. Proposta di legge per il superamento dell'omofobia e della transfobia. È una, diciamo, questa qui che sembra magari una cosa sottile, una banalità, no? Cioè, tu fai una legge, quante leggi nel proprio titolo recano la parola contro? Ok? Quindi nel bene e nel male, fare una legge dove il titolo parte con contro, già secondo me parte col piede sbagliato. Proprio perché tu non crei il clima favorevole. Io spero veramente che questa legge possa trovare il suo cammino e ci sono delle buone e delle ottime possibilità. Poi dopo dobbiamo incrociare le dita perché sta in mano, il pallino rimane in mano alla politica, rimane in mano a una politica calabrese che se non ho perso il conto per 7 volte consecutive il Consiglio regionale della Calabria non ha avuto il numero legale per potersi riunire, quindi per poter deliberare. Cioè ci confrontiamo con questa roba qua, diciamolo chiaro. Come cambiano le cose su un territorio? Su un territorio le cose cambiano se si creano alcune condizioni. Le condizioni si creano se ci sono gambe che fanno camminare le idee, però bisogna avere anche le idee chiare sulle condizioni. Io sul ragionamento tuo di Filippo, scusami, sono assolutamente d'accordo. È profondamente sbagliato lavorare a compartimenti stagni, che è il lavoro che si è fatto in Italia su tutti i tipi di diritti, su tutti i tipi di lotte. Cioè ognuno ha sempre fatto la sua lotta nel suo compartimento stagno. Io mi specializzo e mi occupo solo di questo. Allora qui bisogna fare un passo in più. Va benissimo specializzarsi su quel singolo settore e fare quella lotta, però apri anche la tua mente e prenditi carico delle lotte degli altri, perché altrimenti le tue non se ne piglierà carico nessuno, perché ognuno farà la sua. E questo è un buon modo per delegare e lasciare nella migliore delle ipotesi che le cose vadano per fatti suoi, nella peggiore delle ipotesi che ci siano altri che poi hanno la forza di decidere, invece magari decidere contro determinate cose. Quindi sono assolutamente d'accordo. Vedete, qui oggi se vogliamo parlare anche di esperienze o se vogliamo scendere nel concreto su che cosa bisogna fare su un territorio per far cambiare le cose, no? Allora, qui ci è venuta a trovare oggi Alessia Bausone, che è qua di fronte a me, chi ci ascolta per radio non può vederla naturalmente, è stata la co-organizzatrice l'anno scorso di una manifestazione particolarmente interessante, che era Omofobi dei miei stivali, e che si è tenuta a Riccardi dopo quel fatto antipaticissimo della casa vacanze che aveva messo, voglio dire, quel limite: non si accettano persone gay e animali nella sua casa vacanze. Bene, la manifestazione di cui una delle co-organizzatori, ripeto, è Alessia Bausone, è stata molto interessante perché è riuscita ad unire istituzioni, ha unito la comunità che ha partecipato e tutto il mondo associativo calabrese in quel posto, dove secondo me si è fatta un'operazione che è da replicare, perché va oltre i confini. E non c'erano soltanto i movimenti associativi che si occupano di diritti della comunità LGBT, ma c'era anche altro, c'erano le associazioni di Riccardi, c'era la politica di Riccardi, c'era la politica regionale. Questo è quello che va fatto. Per far cambiare le cose, naturalmente, su un territorio ci vuole molta pazienza e ci vuole quel lavoro quotidiano di un passo al giorno, però nella direzione giusta. Allora non è fondamentale che a Crotone nasca un'associazione specifica dedicata, sono d'accordo, ben venga se apre un comitato territoriale al CIGEI, piuttosto che ne so, un circolo locale dell'associazione radicale a certi diritti, questo va benissimo. Se però questi anticorpi non li inoculiamo anche nelle altre realtà associative, e se non partiamo con con il metodo della mente aperta, io posso anche occuparmi
avere un focus particolare sui diritti della comunità LGBT, però devo avere poi dopo anche la mente aperta di occuparmi dei problemi sociali, dei problemi del lavoro, dei problemi dell'ambiente, del problema dei diritti delle donne, perché la società è composita e forse questo qui è uno, voglio dire, degli errori che ha fatto la comunità LGBT in Italia, che ha lavorato sempre e solo a compartimenti stagni e pochissimo si è occupato di tutti gli altri problemi, pretendendo invece che sindacati, partiti, movimenti, associazioni si prendessero carico dei problemi della comunità LGBT. Questo qui secondo me è un errore storico che è stato fatto. Poi ci sono altri due elementi. Naturalmente ci vuole un clima favorevole a livello istituzionale, e qui prima abbiamo discusso abbondantemente su quanto sia utile una legge. Pensate un po', se la regione varasse la legge contro per il superamento dell'omotransfobia, tu hai un forte aiuto, perché l'istituzione legittima il concetto secondo cui determinati comportamenti sono assolutamente censurabili, punto. E questo aiuta. Poi però c'è un terzo elemento che è fondamentale allo stesso modo: l'informazione. La legge sulle unioni civili, senza il ruolo dell'informazione in Italia, non ci sarebbe stata. Allora, si è creato in quel momento storico, più o meno tre anni fa, un equilibrio quasi perfetto. La volontà della politica di varare quella legge, per cui un punto di maturazione, supportato da un vento che è cambiato nell'informazione, perché finalmente l'informazione aveva capito che si poteva parlare di questi temi e lo si poteva fare a prescindere dai detrattori, perché era giusto farlo. E quindi nelle trasmissioni televisive, nella programmazione dei film, nella programmazione nelle programmazioni pomeridiane, che sono una cosa tremenda ma orientano tantissimo l'opinione pubblica, i temi LGBT sono passati, e allora si è creato il clima favorevole per arrivare a quella, alla famosa legge sulle unioni civili. Quindi vedete, è un po' complesso, naturalmente è molto articolato tenere insieme in piedi tutti, però anche un gruppo piccolo di persone testarde, come dico, basta fare quel passo al giorno, quindi con la costanza, perché supponiamo che si organizzi il Gay Pride a Crotone, bellissimo, secondo me sarebbe anche un'ottima, una bella manifestazione. I Gay Pride sono stati celebrati in Calabria, due a Reggio Calabria, uno a Tropea, uno a Cosenza, forse quello di Tropea un po' meno, ma dei quattro, almeno tre, i due di Reggio Calabria e quello di Cosenza, sicuramente di successo. Si organizza a Crotone e sarebbe anche giusto farlo, perché tu non devi farlo a Roma, dove sai che comunque fai 300, 400, 500 mila persone, perché c'è una tradizione, una storia di questa manifestazione pluridecennale. Io ricordo il World Gay Pride dell'anno 2000, che poi è stato il mio primo Pride al quale ho partecipato, cioè voglio dire, le 800.000 persone c'erano tutte, voglio dire, mi ha fatto molto piacere. Ma tu invece, cioè non devi, c'era la famosa pubblicità, ti piace giocare facile, no? Cioè tu invece li devi fare a Crotone, li devi andare a fare a Sassari, devi andare a Nuoro, e questa è anche una politica che Arcigay e chi organizza i Gay Pride sta adottando, perché insieme alle piazze facili organizzano i Gay Pride anche dove effettivamente ce n'è bisogno. Però non bisogna cadere nell'errore tremendo che si movimenta qualcosa nella settimana del Pride, si celebra il Pride e poi ci vediamo se va bene l'anno prossimo, oppure a tempo indefinito, e magari ci culliamo del bel successo con le fotografie, poi cominciano a passare gli anni, ah però 10 anni fa facemmo questa bella cosa. Dice, scusa, se nel frattempo c'è il vuoto non risolviamo niente, questo è il punto. Quindi l'appello è, Filippo, ci conosciamo già da diversi anni, ho frequentato Crotone molto volentieri e do la mia disponibilità a continuare a frequentare Crotone. Quindi per parte mia piena disponibilità nel fare quel passo al giorno nella direzione giusta. Grazie Marco, un'ultima domanda. Grazie Marco, un'ultima domanda e poi chiudiamo, perché mi sembra che abbiamo tirato pure la corda in questo senso, grazie al tempo. In un periodo dove i social, no,
comunque la fanno da padrone nell'esasperazione della comunicazione, no? Che poi diventa così esasperata molte volte che l'effetto è nullo, no? Lanciare un'idea, lanciare un evento, 3 milioni di condivisioni e 3 presenze, ti fa capire quanto è labile questo strumento, che sì, ti permette di far conoscere l'evento in tutto il mondo, ma a livello locale non riesci poi ad incidere. E dicevo prima, e questa è la domanda che voglio farti, è che tu in questo momento rappresenti l'ARCI, che è una delle realtà storiche associative più importanti d'Italia, no? E in questo momento, dove mancano i collettori, il ruolo dell'ARCI come si può rilanciare, no? Per far sì che certi luoghi possano tornare ad essere frequentati direttamente dalle persone, allora ci possa essere una discussione diretta e non fittizia attraverso i social. Ma guarda, noi abbiamo appena fatto un congresso qualche settimana fa su questi temi. Abbiamo ragionato di come l'ARCI possa in parte contribuire a riprendere una nuova dinamica di partecipazione democratica in questo paese. Bisogna premettere che ovviamente l'ARCI non è fuori dalla crisi della politica e della sinistra italiana ed europea e internazionale, quindi anche noi, diciamo, scontiamo un passaggio molto complicato. Abbiamo le nostre difficoltà al nostro interno, anche se, a differenza, diciamo, delle strutture liquide che sono state costruite in questi ultimi 30 anni, dall'avvento del maggioritario ad oggi, cioè dall'avvento del maggioritario al ritorno del proporzionale, noi abbiamo mantenuto quella dimensione partecipativa e democratica che sono i nostri circoli, che sono i luoghi all'interno dei quali ci si incontra, si discute, si fa musica, non si fa un cazzo, perché la socialità, la costruzione delle relazioni, diciamo, passa anche da un principio, diciamo, di ricreazione, così come veniva definita qualche decennio fa. Tra l'altro, diciamo, il 68 contro la noia ha costruito un movimento planetario, no? Se vi ricordate. Poi, diciamo, il 68 è stato messo da parte perché, diciamo, siamo passati dalla noia alle euforie, alle mille cose da fare, dimenticandoci che quelle mille cose da fare erano relativamente importanti, ma senza un incontro con l'altro, senza i luoghi di partecipazione e di discussione, diciamo, non si va lontano. Quindi l'ARCI che fa? L'ARCI è dentro la crisi della sinistra internazionale, dentro la crisi della sinistra italiana, ma prova a resistere. Prova a resistere con i propri insediamenti territoriali in tutte le realtà che vanno dal nord al sud Italia, con differenze notevoli, perché passiamo ovviamente dai circoli e dalle case del popolo della Toscana e dell'Emilia Romagna ai circoli nostri fatti a Rocca Bernarda, a Cutro, a Savelli, magari in quelle case mai finite con i pilastri che si stagliano verso il nulla, no, quindi con una idea differente di costruzione di circolo e di partecipazione, ma siamo presenti un po' dovunque. Ora, cosa ci viene chiesto da parte della politica ed è un pezzo di mondo che noi, come dire, vede un punto di riferimento? Ci viene chiesto di assumere un ruolo politico anche sostitutivo rispetto alla politica dei partiti classici. Ebbene, questo in realtà non solo noi non possiamo farlo, ma secondo me è un errore farlo, nel senso che noi dobbiamo essere quegli incubatori, quella costruzione di una dimensione di partecipazione democratica che consente poi ai singoli o alle organizzazioni di poter svilupparsi, riradicarsi nuovamente nei territori e riprendere una dimensione nella quale ognuno fa il suo compito, magari facendolo bene, a differenza degli anni passati. Noi facciamo socialità, ricreazione, costruzione, promozione dei diritti e via discorrendo. La politica fa altro, la politica si occupa, i partiti si occupano di costruire una dimensione istituzionale, una proposta di governo delle realtà territoriali e nazionali, diciamo, strutturate in base non solo ai bisogni, ma ai desideri del suo popolo. Io su questo insisto, Su questo insisto, perché abbiamo perso la nostra battaglia, perché
convinti di costruire una dimensione materiale che non solo non abbiamo costruito, ma abbiamo perso nel corso degli anni, abbiamo buttato a mare i desideri del nostro popolo, i desideri degli uomini e delle donne che hanno creduto in un possibile cambiamento della società, ma non per far soldi o per monetizzare quel cambiamento, ma per costruire una vita che possa essere, no? O che potesse essere felice, una dimensione umana e che potesse essere soddisfacente per gli individui e per la collettività. Allora, l'ARCI, diciamo, da questo punto di vista, proverà con tutti i nostri limiti e con tutte le nostre difficoltà a costruire questa dimensione, sperando che ognuno torni a fare la propria parte, i partiti la loro, noi la nostra. Pronto? Sì. Allora direi che possiamo, siamo stati sotto la pioggia, abbiamo resistito, io ringrazio pure chi ha resistito. Sì. Che adesso diciamo possiamo stare tranquilli perché finendo noi il nostro incontro smetterà di piovere, almeno per i credenti diciamo dovrebbe essere. No, io ti vorrei far notare pure che quando hai parlato tu pioveva di più rispetto a quando parlava Marco, questi sono dettagli, però... io vi ringrazio per la pazienza e ci sentiremo e ci incontreremo presto. Oggi un sasso nello stagno è stato buttato e qualcosa succederà sicuramente. Arrivederci a tutti e buona giornata.